Buon pomeriggio a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dario detto il Darion e su questo canale parliamo principalmente di calcio con occhio di riguardo verso il Napoli, la squadra per cui tifo. Allora ragazzi, oggi è lunedì 18 novembre, siamo nella settimana che ci porterà a Napoli-Roma, siamo anche nella fase finale, diciamo, di questa pausa nazionale perché ormai mancano poche partite alla fine. Oggi, per la cronaca, giocheranno gli scozzesi, giocheranno Gilmour e McTominay in Nations League. Ieri hanno giocato quelli dell'Italia, però la partita io non l'ho vista e quindi non ne parlo. Oggi voglio parlare di calciomercato, però, perché abbiamo praticamente tre notizie da commentare che sono un po' tutte collegate, che hanno tutte un filo conduttore in comune. Tre notizie tutte rilasciate dal Mattino che si è dato da fare. È on fire il Mattino che si sta pubblicando una dopo l'altra notizie di calciomercato che sono interessanti, ma che a mio avviso bisogna un po' parlarne. Ecco, cominciamo subito dalla prima notizia che riguarda il centravanti. Il Mattino dice che il Napoli avrebbe l'accordo con la stellina del campionato. Di chi stiamo parlando, ragazzi? Stiamo parlando di Bonny, il centravanti del Parma attualmente 21enne. Secondo il quotidiano, il Napoli ha già il sì del calciatore, ha già trovato l'accordo con lui e il procuratore, che udite udite è Pastorello, quindi il procuratore anche di Meret e di Lukaku. Lo sappiamo come funziona il calciomercato, non ve lo devo spiegare io, la storia dei procuratori. Ora, qual è il punto della questione? Secondo il Mattino, l'affare potrebbe concretizzarsi già a gennaio, cioè secondo il Mattino Bonny verrebbe già a gennaio. E questa, secondo me, diciamo, è questo il punto su cui voglio discutere, perché secondo me è molto difficile che Bonny venga a gennaio. Innanzitutto perché hai comunque rosa Lukaku e Simeone, quindi hai già due centravanti a disposizione. È anche vero che Bonny è un 21enne, quindi a livello di liste non ti va a occupare nessuno spazio, potrebbe tranquillamente venire. E se venisse a gennaio, automaticamente prenderebbe quota l'ipotesi cessione Simeone, perché lo stiamo sentendo da un po' di mesi che c'è il Torino che vuole prendere Simeone per sostituire Zapata. Comunque, al di là di questo, io non credo che Bonny possa arrivare a gennaio per un semplice motivo, cioè il Parma è indispensabile per la squadra in cui adesso gioca, perché è il centravanti del Parma, è il titolarissimo del Parma, è il giocatore più importante che hanno in attacco dopo Mann. E il Parma, ragazzi, è una squadra che comunque sta lottando per non retrocedere, cioè non stiamo parlando di una squadra a ridosso dell'Europa, c'ha già una buona classifica, c'ha già dei punti che può già pensare a una salvezza tranquilla. No, stiamo parlando comunque di una squadra che in questo momento è immischiata nella zona retrocessione, perché al momento il Parma è a 3 punti dalla retrocessione, quindi vedo molto difficile un Parma che a gennaio vende il suo centravanti al Napoli, ma non solo al Napoli, in generale, cioè la vedo molto difficile un Parma che prende il suo centravanti a gennaio lo dà via, sinceramente. Ora, il calciatore è un centravanti che comunque rispecchia, che si confà al gioco di Conte, è quel classico centravanti che sa giocare a spalla alla porta, sa gestire la manovra offensiva, sa ricevere spalla alla porta il pallone per poi smistarlo per i compagni, sa imbucare, sa mandare in verticale i suoi compagni. È un giocatore comunque che non è proprio un bomber nato, perché nella sua migliore stagione, cioè l'anno scorso al Parma in Serie B, ha fatto 5 gol. Quindi non stiamo parlando di un bomber da doppia cifra. È un giocatore che è utile anche nelle ripartenze, perché ha una bella velocità, ha una progressione palla a piede, c'ha il dribbling, è un giocatore, diciamo, abbastanza completo. L'unica pecca, se vogliamo metterla così, è la scarsa finalizzazione. Però parliamo di un 21enne, quindi si può lavorare su questo aspetto. Cioè, Bonny comunque ce li ha dei margini di miglioramento. Però ribadisco che secondo me non lo vedremo qui a gennaio. Non stiamo parlando di una riserva. Ecco, fosse stata una riserva del Parma, che avrei detto: va bene, ci sta, non gioca, non è fondamentale per il Parma, quindi mi aspetto che possa venire a gennaio. No, stiamo parlando del centravanti titolare, della punta di diamante del Parma, quindi io non credo proprio che verrà. Lo stesso discorso lo faccio per la seconda notizia, che riguarda Dorgu. Questa è una notizia che in realtà l'abbiamo sentita da un bel po' di tempo. Diciamo che questa notizia ha preso sempre più piede
dopo quella scena che abbiamo visto in Napoli Lecce con Conte che va a parlare a Dorgu, e anche qui il Mattino dice praticamente che il Napoli sarebbe a un passo dall'accordo con il Lecce per Dorgu, quindi qui addirittura si sta parlando di un accordo col club e non col calciatore, però allo stesso tempo dice difficile che il Napoli lo lasci in Puglia a gennaio, quindi anche qui il Mattino dice che Dorgu potrebbe arrivare a gennaio. Voglio mettere in discussione il fatto che il Napoli abbia l'accordo col club, perché io sinceramente non ci credo. Ma non perché voglio fare il bastian contrario, faccio un ragionamento logico. Il Lecce in questo momento è 18esimo, 9 punti, è in zona retrocessione, ha appena cambiato allenatore e piccola cosa secondo me da non trascurare, il Lecce in questo momento ha fatto 5 gol. Il capocannoniere è Dorgu. È un po' strano, però è Dorgu il capocannoniere, a pari merito con Krstovic. E anche qui non parliamo di una riserva, non parliamo di un giocatore che giochicchia, parliamo di un titolarissimo che tra l'altro ultimamente è stato anche avanzato, perché Dorgu di base è un terzino, è un giocatore che gioca in difesa, però con Gotti sta giocando attaccante. Quindi qui c'è anche il discorso tattico, cioè Dorgu in un eventuale Napoli dove lo andiamo a mettere? Lo mettiamo attaccante, lo mettiamo alto a destra come riserva di Politano, oppure lo facciamo tornare terzino e quindi lo mettiamo a sinistra magari come riserva di Olivera? Non lo so, ditemi magari la vostra nei commenti. È un giocatore comunque abbastanza polivalente che può fare vari ruoli, però il punto del discorso è sempre lo stesso. Per me il Lecce non te lo dà a gennaio, perché è un giocatore fondamentale e Lecce in questo momento è in zona di retrocessione. A gennaio, ragazzi, è difficile che ti diano giocatori fondamentali in una squadra. Ora qualcuno potrebbe dire: l'anno scorso però hai preso Ngong dal Verona che comunque stava in zona di retrocessione e Ngong era un giocatore fondamentale per il Verona. Ok, è vero, però c'è anche da dire che il Verona lo scorso anno era in una situazione economica grave. Infatti a gennaio il Verona ha fatto piazza pulita, non ha venduto solo Ngong, ha venduto quasi tutti i titolari perché doveva fare cassa, gli servivano soldi urgentemente. Quindi dipende anche dal contesto, ci sono dei casi particolari, per esempio, mo faccio un esempio, il Lione ho sentito ultimamente che addirittura è stato retrocesso d'ufficio per la situazione economica. Il Lione quindi sta in una situazione economica molto grave, ha bisogno di fare cassa. Allora, se tu mi vai a comprare il giocatore dal Lione a gennaio, è verosimile, lo posso capire perché il Lione c'ha urgente bisogno di soldi. Quindi magari puoi anche strappare dei calciatori a un prezzo vantaggioso. Ma in una situazione normale dove il Lione non ha bisogno di soldi, la vedo difficile che ti dà un giocatore importante a gennaio. Quindi dipende anche dal contesto, dipende dalla situazione di ogni club. Non mi pare che il Lecce e il Parma siano squadre al momento che abbiano bisogno di soldi, ok? Quindi io sinceramente, sia a Bonny che a Dorgu, a gennaio, ripeto, non ci credo minimamente, mi sorprenderebbe parecchio. Poi, oh, non sto dicendo che non mi piacciono, anzi, sono due giocatori che mi stuzzicano, specialmente Dorgu, però se devo fare un ragionamento logico, dico, è più logico che vengano a giugno, a stagione finita, piuttosto che a stagione in corso a gennaio. Potrebbe però succedere una cosa che ha fatto il Napoli in passato, per esempio, se vi ricordate, Petagna e Rachmani all'epoca vennero comprati con la formula del prestito. Il Napoli, cioè, compra per esempio Rachmani dal Verona a gennaio, ma lo lascia in prestito fino a giugno. E questa è una mossa molto intelligente perché vai ad anticipare la concorrenza. Ora, su Dorgu e Bonny sicuramente non c'è solo il Napoli, ci sarà una concorrenza folta e quindi sarebbe molto intelligente da parte del Napoli anticipare la concorrenza, comprarlo a gennaio, ma lasciarlo in prestito a giugno perché serve alla squadra che in quel momento possiede il calciatore. Quindi mi posso aspettare una cosa del genere con Bonny e Dorgu, cioè li compri adesso, ma li tieni in prestito nelle rispettive squadre fino a giugno e poi la prossima stagione vengono a Napoli. Una cosa del genere me la posso aspettare, ma ripeto, un trasferimento definitivo di tutti e due a gennaio non mi sembra una cosa molto verosimile. Così come non succederà, secondo me, la terza notizia, sempre rilasciata dal Mattino, che riguarda Taylor, Kenneth Taylor, talento olandese classe 2002 dell'Ajax.
Taylor è un giocatore fondamentale per l'Ajax perché le ha giocate tutte in Europa League e in campionato ha giocato il 70% delle partite. È un giocatore importante che gioca sempre. Quindi anche qui, perché l'Ajax dovrebbe dartelo a gennaio se è importante per loro? Te lo può dare tranquillamente a giugno, a stagione finita, ma non a gennaio. A gennaio, bene o male, si vanno a comprare quei calciatori che sono riserve, che sono esuberi o che in generale sono giocatori che non fanno parte del progetto tecnico di una squadra. Per esempio il Mario Rui della situazione. Ecco, tu puoi andare a comprare il Mario Rui della situazione che magari è fuori rosa, l'allenatore non lo vede nei suoi piani, è un giocatore che magari è stato considerato cedibile dalla squadra. Sono questi i calciatori che bene o male prendi a gennaio. Oppure, come ho detto prima, prenoti, tra virgolette, il giocatore per giugno, ma non te lo vai a prendere a gennaio perché non te lo danno, ok? Quindi queste tre notizie, sinceramente, le vedo molto complicate per gennaio. Vediamo. Poi magari succede. E se succede, sarò molto meravigliato, vi dico la verità, però schifo non mi fanno, ecco. Detto questo, ragazzi, parliamo un attimo di Lobotka prima di chiudere il video, perché ieri nel video vi dissi che Lobotka poteva rientrare in anticipo dalla nazionale. E pare che sarà così perché, da quel che ho letto, la Slovacchia deve giocare l'ultima partita di Nations League. La partita in questione è contro l'Estonia, però in teoria è una partita inutile. Perché? Perché la Slovacchia è certa di arrivare seconda nel girone, non può arrivare prima e non può arrivare terza. Quindi la partita con l'Estonia diventa a tutti gli effetti una sorta di amichevole. Ed è giusto che giochino magari le seconde linee, no? E quindi si sta parlando quindi di un Lobotka che potrebbe rientrare in anticipo, visto che la partita è inutile. E sarebbe proprio il caso, ecco, è inutile fare giocare questa partita se non ha una validità. Quindi ragazzi, occhio, perché la nazionale slovacca e il Napoli stanno lavorando affinché Lobotka possa tornare in anticipo. Detto questo, ragazzi, rapida notizia di mercato su Lobotka. Secondo la Gazzetta dello Sport, ragazzi, Lobotka potrebbe rinnovare ulteriormente il suo contratto. Vi ricordo che l'anno scorso Lobotka rinnovò il contratto fino al 2027, quindi potenzialmente fino ai 33 anni. Secondo la Gazzetta dello Sport, De Laurentiis vorrebbe estendere il contratto per un altro anno, quindi fino ai 34 anni. Io ho fatto una lettura su questa notizia. Secondo me, il Napoli fa più che altro questo rinnovo per cautelarsi dal punto di vista del mercato, perché stiamo, diciamo, l'ultima notizia riguardava il Barcellona, è comunque un giocatore che è adocchiato, non è che non ha mercato, ecco. Quindi il Napoli, per cautelarsi, magari gli estende di un anno il contratto per alzare il valore di mercato e quindi in fase di trattativa chiedere un po' più di soldi, perché comunque, ragazzi, parliamo di un giocatore che comunque si appresta ai 30 anni, ecco, quindi entra, diciamo, in quella fascia d'età dove il valore di mercato comincia a perdere appunto valore, e quindi estendergli di un anno il contratto potrebbe essere una mossa intelligente per aumentare il valore di mercato, ecco. Poi che Lobotka rimanga qui fino ai 34 anni non lo so, perché non lo so, però a me non farebbe sicuramente dispiacere. Fa parte della vita che il fisico da una certa età in poi cominci, diciamo, a perdere colpi, ok? Però Lobotka non mi sembra quel calciatore che magari a 33-34 anni non riesce più a stare in piedi. I calciatori comunque, se si allenano, se si mantengono in forma, secondo me possono anche rendere dopo un tot di anni. Io Lobotka me lo terrei sinceramente pure fino ai 40 anni, perché comunque è un calciatore che io amo. Però ribadisco, penso che sia più una mossa per cautelarsi dal punto di vista di un trasferimento, per chiedere un po' più di soldi. Poi, se rimane qui fino ai 34 anni, io sono contentissimo, vi dico la verità. Detto questo, ragazzi, abbiamo chiuso con le notizie. Piccola info che magari può interessarvi. Oggi si gioca Polonia-Scozia, quindi ci sono Gilmour e McTominay. E la partita si può vedere legalmente gratis, basta che andate a vedere su UEFA.tv, quindi potete vederla in chiaro. Per chi fosse interessato, sappiate che si può vedere gratis su UEFA.tv, ecco. Quindi, detto questo, ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti riguardo tutto quello che abbiamo detto in questo video. Secondo voi i vari Bonny, Dorgu, Taylor dell'Ajax possono arrivare a gennaio, o pensate che sia un discorso legato al
mercato estivo? Ecco, ditemi un po' la vostra nei commenti, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi mi raccomando che è totalmente gratis e poi attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei miei nuovi video. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo alla prossima, buon lunedì a tutti, buon proseguimento di giornata, buon inizio di settimana a tutti voi, sempre e comunque, forza Napoli, ciao!